A voi una buona serata da Sara Zambone dalla redazione di One TV. Bentrovati per l'appuntamento con l'informazione di One TV News. La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato 120.000 capi di abbigliamento e accessori presentati come confezionati con filati di pregio quali cashmere e seta, ma in realtà realizzati con tessuti sintetici di qualità sensibilmente inferiore. L'operazione, coordinata dalla Procura Pavese, ha bloccato, secondo gli inquirenti, una frode commerciale che avrebbe procurato un ingiusto profitto di oltre 1 milione di euro. L'indagine delle Fiamme Gialle è scattata dopo che dalle analisi effettuate in un laboratorio specializzato è emersa la non conformità di diverse sciarpe ed altri capi di vestiario esposti in attività commerciali della provincia di Pavia con etichette, che presentavano composizioni di tessuto in cashmere e seta. Gli accertamenti tecnici hanno rilevato unicamente invece la presenza di fibre sintetiche come poliestere e viscosa. I finanzieri pavesi sono risaliti alla filiera distributiva del prodotto, individuando il deposito del fornitore a Lacchiarella, dove, in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Melegnano, hanno trovato un ingente quantitativo di merce con etichette falsificate. Nello stesso magazzino sono stati rinvenuti anche migliaia di guanti in similpelle prodotti in Cina, spacciati per prodotti made in Italy. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Le Fiamme Gialle, questa volta del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como, hanno scoperto una SRL lariana che aveva omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscali per importi di svariati milioni di euro. I finanzieri hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di 11,7 milioni di euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Comasco nei confronti di sei indagati per reati fiscali. Le indagini sono scaturite da un'attività di intelligence che ha scoperto che l'azienda presa in esame aveva iniziato fin dal 2019 a manifestare alcuni indici di anomalia. In un primo momento aveva mutato radicalmente il proprio oggetto sociale originario, passando al settore del commercio all'ingrosso di apparecchiature e software informatici, per poi incrementare in modo esponenziale e sospetto il proprio volume d'affari. A tale incremento non corrispondeva però il pagamento delle imposte dovute. Nei comuni della provincia di Monza e Brianza, da domani, venerdì 22 dicembre, saranno attivate le misure temporanee anti-inquinamento atmosferico. I dati pubblicati oggi da ARPA hanno certificato in questa provincia il quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10. Come previsto dalla normativa, sarà attivo nei comuni con più di 30.000 abitanti il divieto di circolazione dei veicoli fino a Euro 1 benzina e fino a Euro 4 diesel, anche se dotati di filtro antiparticolato o aderenti al servizio Movin. In tutti i comuni brianzoli sarà inoltre vietato l'utilizzo di impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese e imposta la riduzione di 1 grado delle temperature massime nelle abitazioni. In vigore anche il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e dare origine a qualsiasi tipo di combustione all'aperto. Nei prossimi giorni verrà valutato il verificarsi delle condizioni per la disattivazione delle misure. Le mani, la grande creatività, la fantasia e l'ingegno sono quelle di Davis e Loris Cassani. La location invece è Via Leopardi a Casate, frazione di Bernate Ticino. È qui che hanno dato vita alla loro casa da favola con luci, colori e addobbi che ci immergono appieno nella magica atmosfera del Natale. Alessio Belleri ha intervistato questi due artisti per One TV News. Vediamo. La chiamano la magia del Natale, allora siamo pronti appunto ad accendere questa magia del Natale. 3, 2, 1. Eccola qui, la magia del Natale si è accesa. E adesso ovviamente, dopo avervi fatto vedere appunto questa atmosfera natalizia, andiamo a conoscere un po' l'autore di questa bellissima casa qui a Casate. Siamo qui con l'autore, o meglio, i due autori di questa bellissima casetta. Come nasce quest'idea? Allora, l'idea di questa specifica nasce l'anno scorso perché, come ogni anno, mentre prepariamo l'anno prima, si pensa già l'anno dopo. Siamo pronti per. Quindi questa in realtà è nata semplicemente dal utilizzare questa tenda vecchia di quando eravamo piccoli noi che andavamo in campeggio. Abbiamo detto, deve essere la casa di Babbo Natale. L'idea di fare ogni anno qualcosa invece è ormai una tradizione che abbiamo da una Sì, decina è d'anni. nato diversi anni fa Ecco, questo. infatti, vabbè, volevo chiederti,
Per fare questa cosa ci vuole ovviamente tanto lavoro e tanta pazienza. Ovviamente lavoro, tempo a disposizione, quello devi ritagliartelo logicamente nei weekend e pazienza, assolutamente sì. Quando siete partiti però a farla? Un mesetto fa, tutti i sabati e le domeniche, il tetto prima perché è sempre questione di che gela e quindi partiamo già a ottobre a farlo, poi il resto gli ultimi giorni, il giorno dell'Immacolata e l'Accensione, noi quei giorni lì siamo pieni fino all'ultimo, fino alla notte prima stiamo facendo ancora. Tu ci dicevi la casetta di Babbo Natale che vediamo qui, vabbè, adesso entriamo allora a vederla un po' meglio. E come vi dicevamo, dopo le luminarie all'esterno, adesso siamo entrati nella casa di Babbo Natale, perché ovviamente per ogni Natale che si rispetta non può mancare Babbo Natale. Assolutamente, Babbo Natale è una cosa che noi ogni anno sempre cerchiamo di avere, cerchiamo di dargli il suo spazio come più merita. Quest'anno penso che siamo riusciti a superarci, immagino. Ecco, infatti volevo chiedervi, questo qua, vabbè, questa casetta è veramente un capolavoro, c'è un po' di tutto, i regali, il camino. Sì, abbiamo cercato di buttare un po' tutto quello che può essere il lavoro che sta facendo Babbo Natale in questo momento praticamente. Quindi impacchettare i regali, addobbare la casa e scaldarsi anche al camino. Quindi vabbè, chiudiamo un attimo, vabbè, oltre a fare gli auguri di Natale a tutti con questo spettacolo, con questo capolavoro che avete fatto qui in casa, volevo chiederti, state già pensando all'anno prossimo? Assolutamente. Una mezza idea già c'è, migliorare magari quel fiume che si trova fuori, magari si può migliorare. Le idee già ci sono. C'erano mentre montavamo, ma quelle sono sempre una sorpresa, non si possono dire prima. Lo scoprirete l'8 dicembre dell'anno prossimo. Un totem open stage che consente a musicisti e artisti di esibirsi dal vivo con spettacoli di strada prenotabili attraverso un'app dedicata. La colonnina è stata inaugurata questa mattina alla stazione di Ferrovie Nord Milano Bovisa Politecnico, alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente e del presidente di Ferrovie Nord Fulvio Caradonna. Per l'occasione si sono esibiti tre giovani artisti, Lorenzo Bonfanti e Alessia Marchianò, con chitarra e voce, e la band rock tutta femminile White Visions. L'iniziativa, patrocinata dalla regione, sarà replicata nei prossimi mesi in altre quattro stazioni che saranno presto individuate. Beh, un giorno importante oggi, inauguriamo il primo totem dei cinque che stiamo posizionando in varie stazioni. Il primo è in Bovisa, un punto di passaggio importante soprattutto di giovani e l'obiettivo è quello di rendere vive le stazioni e non lasciarle spente, un modo in più per garantire anche un pochino di sicurezza. Un percorso che a livello culturale, con una valenza culturale molto importante, cinque spazi delle nostre stazioni saranno dedicate ad eventi del genere, a questo tipo di sistema, che consente a dei giovani artisti di esibirsi e di dare anche più sicurezza alle stazioni. La prima è Bovisa, stazione importantissima anche dal punto di vista di rapporto giovanile, visto che c'è una grande presenza universitaria e soprattutto nei prossimi anni sarà oggetto di una ristrutturazione che la cambierà completamente e questo tipo di attività sicuramente sarà inserito in quel contesto. Interpretare, regolare, valorizzare e orientare in funzione del bene comune le opportunità offerte dai processi trasformativi indotti dall'intelligenza artificiale. Questo è l'obiettivo di Lombard IA, una sorta di tavolo permanente istituito con una delibera di giunta approvata su proposta dell'assessore regionale all'Università Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. La Lombardia, ha detto l'assessore, deve avere uno strumento per cogliere pienamente i vantaggi correlati all'evoluzione tecnologica in corso, con la possibilità quindi di prepararsi a sfruttare le ulteriori grandi innovazioni che stanno germogliando. Questa è la strada per confermare il posizionamento lombardo di leader in ambito di ricerca, innovazione e sviluppo, il tutto attraverso l'avvio di un percorso di governance e sviluppo in materia di IA.
L'iniziativa Lombard IA sarà applicata attraverso la costituzione, in primo luogo, di un board di grandi esperti conosciuti a livello nazionale e internazionale sul tema dell'intelligenza artificiale, mentre la segreteria tecnica dell'iniziativa sarà gestita direttamente dalla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione. Non mancherà l'indispensabile riflessione sugli aspetti di etica, affidabilità, privacy e sicurezza e si studieranno proposte in ambito regolatorio e amministrativo in accordo con il livello nazionale ed europeo per promuovere uno sviluppo e un utilizzo consapevole e sostenibile dell'intelligenza artificiale, massimizzando l'impatto in termini di innovazione, occupazione e benessere. A spasso con Musi, un diario di viaggio ideato per i giovani visitatori dei musei di Lombardia, ma anche Valle d'Aosta e Piemonte. Si tratta di un progetto promosso dall'associazione Abbonamento Musei, che riunisce l'offerta delle tre regioni in un circuito di 480 realtà culturali e artistiche, inserendole nel programma AM Family, dedicato alle famiglie. Si tratta, ha spiegato l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, di uno strumento che offre ai più piccoli la possibilità di esplorare i musei in modo attivo, arricchendo la loro esperienza. Con 32 pagine ricche di stimoli, giochi e suggerimenti, il diario guida i visitatori alla scoperta del patrimonio museale lombardo. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ad Maiora, società esperta in servizi educativi. Attualmente sono state stampate 5.000 copie, in distribuzione nei musei aderenti al circuito lombardo di Abbonamento Musei. L'obiettivo è promuovere un'esperienza personale, diretta, multisensoriale e accessibile a tutti. Utilizzando un approccio ludico, le attività proposte sono adatte a diverse fasce d'età, incoraggiando l'osservazione, la fantasia, la capacità narrativa e la creatività. I giochi variano e consentono ad ogni visitatore di scegliere il percorso più idoneo. Le famiglie che acquisteranno l'abbonamento Musei Junior dell'AML Store al Museo del Novecento di Milano o online riceveranno gratuitamente questo diario. Sarà possibile ritirarlo in numerosi musei lombardi a partire dai giorni di queste festività natalizie. Ad accompagnare i bambini alla scoperta dei musei sarà appunto Musi, una simpatica e divertente mascotte. Anche per questa edizione è davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che questa sera, come ogni giovedì, la prima serata è dedicata sul canale 79 a Speciale One TV, con Primiano Mandunzio, Gemma Altocco e tutti gli altri collaboratori dell'area di Garbagnate Milanese che ci racconteranno il territorio, soprattutto adesso in vista del Natale. Noi ci ritroviamo domani sera, sempre alla stessa ora e sempre sul canale 79 del Digitale Terrestre, per l'ultimo appuntamento prefestivo con l'informazione locale. Buona serata a tutti voi su One TV.